Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Qualche giorno fa vi ho fatto il video sulle 6 peggiori borse di lusso, cioè sui 6 peggiori investimenti in fatto di borse che io abbia mai fatto, cioè le borse che quando le ho acquistate le ho pagate tantissimo, avevano un valore altissimo, ma che poi invece l'hanno perso purtroppo nel tempo e adesso non valgono neanche un quarto di quello che valevano quando le ho acquistate. E sotto quel video mi avete chiesto in tantissimi di farvi invece il video opposto, ovvero il video sulle borse che invece sono state un ottimo investimento e che sono andate ad aumentare di prezzo a dismisura nel tempo. È stato molto semplice andare a prelevare esattamente le borse che dovevo inserire in questo video, perché so esattamente quali sono i pezzi della mia collezione che più sono aumentati di valore e che più sono ricercati, perché sono molto appassionata, quindi appunto mi informo tantissimo anche quando ovviamente non voglio vendere borse assolutamente, ma vado, controllo e mi sono resa conto appunto che molte borse che avevo, che ho acquistato anni fa, hanno aumentato di valore in modo sproporzionale, quindi andiamo a vederla assieme. Prima borsetta che vi voglio far vedere oggi. Non vi parlo mai tantissimo di questa borsa ed essendo così piccolina e adatta solo ad occasioni speciali, mi vedete anche indossarla poco. Questa è una Chanel Vintage. Il modello di questa grandezza non esiste più, diciamo che è simile a un wallet on chain, ma non è un wallet on chain. È una piccolissima, davvero micro bag, sempre classica però. In particolare questo però è un modello vintage molto ricercato e molto difficile da trovare. La catena è parecchio lunga, si può indossare sia a spalla oppure a tracolla. Naturalmente a spalla è molto più elegante. È una Chanel appunto vintage degli anni 90 ed ha addirittura, i modelli vintage avevano il logo placcato oro, infatti c'è anche il timbro piccolino che attesta il fatto che appunto la chiusura sia ricoperta d'oro. E voglio iniziare menzionandovi proprio una borsetta vintage, perché molto spesso vengono un po' discriminate le borse vintage, ma specialmente parlando di Chanel è un grave errore, perché le borse vintage, alla pari di quelle acquistate in boutique, se tenute bene naturalmente, aumentano tantissimo di valore nel tempo. Basti pensare che una borsa del genere negli anni 90 sarà costata sui 500 euro, mentre io l'ho acquistata circa 7 anni fa, naturalmente in un negozietto, in una boutique vintage, l'ho pagata, mi sembra, appena sotto i 2000 o appena sopra i 2000. Adesso l'ho vista dai 6-8 mila in su, addirittura l'ho vista a 13 mila online. La particolarità delle borse vintage e il motivo per cui aumentano di valore è proprio questo, il fatto che sono pezzi estremamente difficili da trovare, e per chi ricerca dei modelli particolari ed è un collezionista, se vuole un modello di borsa è disposto a spendere tantissimo pur di averla. Ed ecco perché molte borse vintage riescono a raggiungere dei prezzi che magari le borse classiche semi nuove di boutique non riescono a raggiungere, perché sono modelli difficili da trovare e quando la richiesta è tanta ma l'offerta è poca, perché questi modelli appunto hanno tantissimi anni e sono non semplici da rintracciare e non è facile trovare qualcuno che voglia privarsene, appunto in quel caso il prezzo schizza a dei livelli incredibili. Appunto, io volessi rivenderla adesso andrei a guadagnarci 3, 4 volte, 5 volte quello che ho speso per acquistarla. Addirittura, questa cosa ve l'avevo menzionata, addirittura la proprietaria della boutique quando mi ha rivisto mi ha chiesto se avessi cambiato idea, che me l'avrebbe riacquistata, perché ha ricevuto tantissime richieste su questo modello, ma io naturalmente non ho nessuna intenzione di darla via. È un modello veramente stupendo e il fatto che sia un modello classico, questo ve lo dico sempre, se volete andare ad investire specialmente in Chanel andate a prendere un modello classico, sono facilmente riconoscibili, hanno questa fantasia a quadretti ed hanno questo logo e questa chiusura così. Quindi si sta parlando sia delle borsette più piccoline fino a quelle più grandi, i modelli classici che hanno questa forma e questo aspetto sono e saranno sempre quelli che
aumenteranno, perché Chanel non mantiene il valore, Chanel aumenta il valore e anche molto, quindi questa è davvero una chicca che molti spesso non prendono tanto in considerazione. Invece i modelli vintage sono quelli con cui talvolta, vendendole ovviamente, si riesce a guadagnare di più. Ma anche se vogliamo lasciarla in eredità ai nostri figli o comunque averla nella collezione, è comunque bello sapere che il valore è aumentato a dismisura. Poi, altra borsa che vi voglio menzionare è lei, questa è di Dior, l'ho presa un paio di anni fa, 3 anni fa forse, se non sbaglio, proprio qui nella boutique di Amsterdam. Non mi piaceva particolarmente il modello, mi piaceva il colore ed è una borsa estremamente versatile, avevo bisogno di una borsa marrone e quindi ho preso questa. In particolare voglio parlarvi di tutti i modelli Dior, perché Dior come marchio è, diciamo, più o meno posizionato come Chanel, non ha tanti aumenti quanto Chanel, quindi una borsa Dior non andrà mai ad aumentare così tanto di prezzo come una borsa Chanel, però sono comunque delle borse che mantengono il prezzo in maniera ottimale, specialmente se sono modelli appunto molto semplici, non troppo stagionali, più classici, come ad esempio può essere la Saddle Bag, che era super di moda tantissimi anni fa e adesso è ritornata alla grande. Vi devo dire la verità, sto anche pensando un po' di acquistarla, perché appunto le borse Dior sono sempre in ogni caso un buon investimento, a meno che non si tratti di una borsa stagionale estremamente eccentrica, strana, che già potete capirlo che tra qualche stagione nessuno più vorrà. Le borse Dior appunto sono un'ottima idea, perché se decidete di rivenderle ci si può sempre guadagnare su, perché anche Dior qualche piccolo aumento ce l'ha e mal che vada, se non va ad aumentare tantissimo, il prezzo comunque lo mantiene. Non sono borse che si svalutano immediatamente non appena le acquistate e non sono borse che tra un paio d'anni nessuno indosserà più. Dior è un evergreen, sarà sempre un evergreen, e le borse di questo brand, in particolare gli accessori appunto più classici e più portabili, non andranno mai 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 fuori moda. Poi, altra borsa che è stato un ottimo investimento, ma io all'epoca non ne avevo la più pallida idea. Quando l'ho acquistata volevo semplicemente avere questa borsa, mi piaceva tantissimo, mi piaceva il modello, mi piaceva tutto ed era la borsa dei miei sogni, e adesso mi rendo conto però che effettivamente è stato un ottimo investimento, ed è lei, la Speedy Louis Vuitton. Penso che questa sia la 35, non mi ricordo mai la grandezza che ho, perché appunto la grandezza è il numero, penso sia la 35. È un'ottima borsa, io non la uso tantissimo perché è vista, rivista, e dovrei metterci in qualche modo una tracolla perché è molto pesante quando la riempio tanto, ma rimane una borsa iconica che non darò mai via. La mia collezione deve avere la Speedy. Come sapete, mi è stata purtroppo rubata la prima Speedy che avevo, che era quella più piccolina, era il bauletto più piccolino, e poi quando ho deciso di riacquistarla ho acquistato il modello un pochino più grande perché volevo averla per i viaggi, usarla appunto non solo come borsa da tutti i giorni ma anche come borsa da viaggio. Io sapevo che questa borsa ha guadagnato di valore nel tempo, ma non sapevo esattamente quanto, perché appunto non mi sono informata particolarmente. Sapevo però, vedevo che ogni tanto da Louis Vuitton vedevo il prezzo e dicevo: ma è sempre più alto. Mi sono informata ed effettivamente, ragazzi, il prezzo di questa borsa, da quando l'ho acquistata io ed era il 2014-2015, è raddoppiato, più che raddoppiato. Io l'ho pagata 500 euro, sui 500 euro adesso sta a 1200, esattamente questo modello di questo colore, esattamente lei. Questo è un altro classico esempio lampante di una borsa che esisteva prima che esistessimo noi su questo mondo, ok? E che continuerà ad esistere sempre. È un evergreen, è una borsa che non andrà mai 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 fuori moda e che inesorabilmente, come ha sempre fatto dagli anni, da quando esiste, non lo so, dagli anni 50, adesso dovrei informarmi, ma da tanto, ha sempre aumentato di valore. Basta pensare che una borsa del genere, quando noi eravamo piccoli, costava 300 euro. Più o meno, adesso siamo a 1200, quindi tra altri 10-20 anni questa borsa costerà
2, 3, 4 mila euro. Stanno appunto, anche le Louis Vuitton sono in linea generale un ottimo investimento, sempre però i modelli classici, come vi insegno. Se vedete da Louis Vuitton un modello tutto strano, eccentrico, molto particolare, molto stagionale, non manterrà il valore tanto quanto le borse classiche. Però sì, questo è stato davvero un ottimo investimento, è stata una delle prime borse che io abbia mai acquistato. Non mi rendevo conto all'epoca che sarebbe salita così tanto di valore, non ho nessun interesse a venderla, però effettivamente mi stupisce in positivo il fatto che appunto io l'abbia pagata 500 euro e adesso ne costi 1200. Il bello di queste borse, tra l'altro, è che sono anche indistruttibili, sono delle borse veramente da combattimento. Molti pensano che questo materiale sia pelle, ma non è assolutamente così, è un materiale molto più resistente della pelle, che si può bagnare eccetera. L'unica parte più delicata delle Louis Vuitton sono le parti che effettivamente sono in pelle, quindi queste chiare, ma tutto il resto della borsa appunto è veramente indistruttibile, è una borsa da combattimento ed ecco perché a me piace utilizzarla anche quando viaggio, la riempio di un sacco di roba, la sbatto ovunque. Le cerniere sono di una qualità pazzesca, queste sono veramente delle borse, ragazzi, che durano per sempre. Io già lo so che voi già sapete quale borsa sto per farvi vedere. Questa è la borsa più classica, più iconica come modello, come colore, la borsa che è stato il mio investimento migliore di sempre in generale, è assolutamente, innegabilmente lei, la mia Chanel Jumbo classica doppia flap colore nero, questa a hardware argentato. Questa è stata anche una delle prime Chanel che ho acquistato e sono molto felice. All'epoca non sapevo che sarebbe stato un investimento così pazzesco, veramente non avevo la più pallida idea. Mi piaceva questo modello e volevo assolutamente comprarla. Successivamente le borse classiche come questa, che appunto sono sempre quelle, facevo vedere anche prima questa vintage, vedete sono tutte simili con questi quadratini, la stessa fantasia, più o meno la stessa chiusura. Queste borse classiche, proprio questi modelli, hanno iniziato ad aumentare in modo spropositato, ci sono tanti aumenti, a volte più di un aumento all'anno, e sempre aumenti molto sostanziosi. E attenzione, non sta succedendo lo stesso con tutte le borse Chanel, perché ad esempio le boy bag o altri modelli non stanno aumentando di valore tanto quanto le classiche. All'epoca gli aumenti erano generali, poi hanno iniziato ad essere solo per i modelli più classici, perché Chanel vuole un po' arrivare al livello di Hermès con borse come la Kelly, la Birkin eccetera. E quindi io appunto non lo sapevo, ma una volta che ho acquistato questi modelli vedevo il prezzo aumentare in un modo spropositato. Questa l'ho acquistata nel 2014 e mi ricordo di averla pagata appena sotto i 5.000 euro. Non mi ricordo esattamente, ma so per forza che non era sopra i 5.000 euro, quindi poteva essere 4.300, 4.700, una cifra del genere. Adesso, ragazzi, a distanza neanche di tantissimi anni, ne costa 9.700. Se volessi venderla, quindi, cosa che non ho nessuna intenzione assolutamente di fare, per chiarirci, ma se volessi venderla, potrei tranquillamente venderla a 8.700 euro, diciamo 1.000 euro in meno rispetto al prezzo di boutique, vendendola veramente in un nanosecondo. Quindi andrei a guadagnarci su tranquillamente 4.000 euro. Quindi sì, Chanel con gli aumenti di prezzo non scherza. Negli ultimi anni appunto ci sono stati degli aumenti giganteschi e se vi ricordate anni e anni fa io ve lo dicevo, queste borse, ragazzi, sono degli investimenti, perché vedevo che il prezzo stava salendo tantissimo e quindi ve lo dicevo, raddoppieranno, triplicheranno di prezzo, e questo è esattamente quello che è successo. E prevedo tra l'altro che la cosa non si stia fermando qui assolutamente. Calcolate che ogni aumento, che è del 4, 5, 6%, viene calcolato sul prezzo attuale, quindi un 6% aumentato quest'anno non è lo stesso aumento del 6% di qualche anno fa. Quindi man mano che aumentano, anche se la percentuale di aumento è sempre la stessa, in realtà viene calcolata sul totale che continua ad aumentare, quindi prevedo che continueranno ad aumentare esponenzialmente. Spero che la parola esponenzialmente esista, perché io ho notato che ogni volta quando faccio video mi invento vocaboli che non esistono, però voi mi capite e questo è ottimo. Ma sì, prevedo che continueranno ad aumentare tantissimo di valore, secondo me tra 10 anni
5 anni ne costerà tipo 20.000 questo modello, quindi sì, questa è assolutamente la borsa più iconica che uso anche di più e a cui tengo di più di tutta la mia collezione. Se avete una Chanel classica, specialmente in colori molto ricercati che sono il nero, il beige, il bianco, il rosso, ma il nero, il bianco ed il beige più di tutte, non, assolutamente non datela via, perché negli anni veramente avete un piccolo gruzzoletto che sale, 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 sale. Altro ottimo investimento che ho fatto, questo neanche tantissimo tempo fa in realtà, ma già è salito molto il prezzo, e non è esattamente una borsa, ma ci sta in questo video, guardatela qua, questa è la valigia, trolley, suitcase, come volete chiamarla, di Louis Vuitton. Questo è il modello più grande ammesso in cabina, perché la utilizzo ovviamente viaggiando solo ed esclusivamente come bagaglio a mano, non la imbarco assolutamente, fossi matta. Anche questo, come potete vedere, stessa fantasia della Speedy, monogram classico super conosciuto di Louis Vuitton che si ripete, eccola qua, anche sul retro. Non riesco a tenervela in mano perché è veramente troppo pesante, ma è fantastica questa valigia, super comoda, e io veramente la consiglio non solo per il fatto che è bella e molto comoda, ma per il fatto che anche questa sta aumentando tantissimo di valore, è sempre di più ricercata, perché negli ultimi anni abbiamo iniziato a viaggiare, diciamo nell'ultimo decennio si sta viaggiando sempre di più, quindi la richiesta per valigie trolley negli ultimi 10 anni è aumentata tantissimo, e così è aumentata anche l'offerta da Louis Vuitton, perché hanno fatto uscire tanti modelli molto interessanti di trolley, valigie, eccetera. Questo in particolare è il modello più ricercato perché è super leggera, super comoda e molto molto conosciuta naturalmente. Io l'ho acquistata 3, forse 4 anni fa, quindi non da tantissimo, e ho visto che è già aumentata di valore tipo di 400 euro. Questo significa che tra 5-10 anni ne costerà 1000-1500 in più. Appunto, anche Louis Vuitton continua ad avere dei piccoli ma significativi aumenti nel tempo, in particolare su modelli classici, e questa valigia adesso può essere considerata a tutti gli effetti un modello classico, cosa che appunto non esisteva 10 anni fa, ma adesso si può considerare a tutti gli effetti, e secondo me continuerà ad aumentare molto, anche perché ho visto che la richiesta è sempre di più nei vari siti vintage di rivendita online, eccetera eccetera. C'è tanta tanta richiesta per questa, per questo trolley, quindi sì, anche questo è stato un ottimo investimento che prevedo continuerà ad aumentare ancora di più nel tempo. Altra borsa che è stata un super investimento è un'altra Jumbo di Chanel, ed è lei, la mia Jumbo rosa fucsia. Questa l'ho acquistata 3 anni e mezzo fa, forse 4 anni fa, non tantissimo. L'avevo comprata a qualcosa di più di 5.000 euro, quindi 5.200, 5.300, una cosa del genere. Rispetto a quella nera era costata un po' di più perché l'ho presa un po' dopo, appunto dopo qualche aumento, ormai si parla di aumenti. Mi sono ritrovata però che dall'averla pagata 5.000 qualcosa, adesso come quella nera ne costa 9.700 in boutique, quindi il valore è di 9.700 euro. Rosa non è un colore classico come può essere il nero naturalmente, ma è comunque un colore molto ricercato, in particolare perché Chanel ha tantissime gradazioni di rosa, e per ogni anno c'è una gradazione di colore, okay, una nuance, di una sfumatura di colore diversa. Questo è in particolare appunto un fucsia molto iconico che rimanda un po' ai modelli degli anni 90 che sta andando tantissimo, sono esplosi questi colori neon un po' più accesi, non proprio neon ma un po' più accesi negli ultimi anni, e appunto se volessi rivenderla, cosa che non ho nessunissima intenzione di fare, ma se volessi rivenderla potrei tranquillamente rivenderla a 8.500 euro, quindi sì, anche qui il valore è raddoppiato e potrei tranquillamente andare a guadagnarci su 4.000 euro. Non me l'aspettavo quando l'ho acquistata, perché già c'erano degli aumenti ma non pensavo che sarebbe aumentata così tanto in così poco tempo, però sì, anche questa si è rivelata un ottimo, ottimo investimento, un po' in linea generale, però come tutti i modelli classici di Chanel, più sono grandi, più vengono aumentati di prezzo, quindi più l'investimento sarà
ottimale, buono, ma in linea generale tutti questi modelli classici stanno diventando veramente degli investimenti pazzeschi. Come vi dico sempre però, preferite sempre i modelli, per questo in questo video vi ho inserito le mie due jumbo in caviar, preferite sempre i modelli in pelle martellata perché sono i modelli meno delicati, irrimediabilmente i modelli più delicati in lambskin che sono più lisci e tendono a rovinarsi di più, non li considero un investimento altrettanto buono perché comunque avendo questi piccoli, non posso chiamarli difetti, ma essendo così delicate, tendendo a rovinarsi molto facilmente, possono essere rischiose perché se andiamo a farci delle macchie, se ci sono degli inestetismi anche solo nel colore eccetera, poi il valore si abbassa, quindi assolutamente tra le due meglio il caviar. Quindi mia family, questo è quanto per il video di oggi, spero che vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mettetemi un like e mi raccomando ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella, altrimenti vi perdete i miei nuovi video perché non compaiono nella home. Io vi mando un bacio enorme, come al solito vi abbraccio, siete pronti per il nostro abbraccio? Aspettate che vi avvicino. Come al solito siete pronti per il nostro abbraccio finale? Venite qua che vi abbraccio forte 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 e io vi aspetto al prossimo video. Ciao.